Dopo oltre 6 miliardi di chilometri percorsi, anni di attesa e di duro lavoro da parte del team della missione Osiris-Rex della NASA, è finalmente giunta sulla Terra la capsula contenente campioni di roccia e polvere prelevati la notte del 21 ottobre 2020 direttamente dalla superficie dell'asteroide Bennu, che all'epoca si trovava a 331 milioni di chilometri da noi. La capsula, rilasciata dalla sonda Osiris-Rex alle 12.42 ora italiana di ieri, domenica 24 settembre, mentre sfrecciava ad oltre 100.000 km dalla Terra, è entrata in atmosfera 4 ore più tardi, alle 16.42, al largo della costa della California, viaggiando a quasi 45.000 km all'ora. 10 minuti dopo, grazie all'azione di due paracadute che ne hanno progressivamente rallentato la discesa fino a 18 km all'ora, si è posata senza alcun danno esattamente là dove era attesa, all'interno dello Utah Test and Training Range del Dipartimento della Difesa statunitense vicino a Salt Lake City. Nel giro di un'ora e mezza la capsula è stata individuata, recuperata e trasportata in elicottero in una camera pulita allestita per l'occasione in un hangar del poligono, dove è stata immediatamente collegata a un flusso continuo d'azoto, gas inerte che non interagisce con quasi nessun'altra sostanza, così da prevenire il rischio di contaminazione e garantire che i campioni giungano inalterati nel laboratorio per le analisi scientifiche. Trattandosi di materiale antichissimo risalente agli albori del Sistema Solare, la speranza è che consenta di comprendere meglio i processi di formazione dei pianeti, l'origine degli elementi organici e dell'acqua, insomma delle materie prime senza le quali anche la vita sulla Terra sarebbe stata impossibile.